Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo l'esplorazione della caverna proibita in Final Fantasy IV e speriamo di non incontrare troppi mostri. Un bel forziere già subito, buona, mi piace questa cosa. Qui non c'è esplorazione, quindi va bene. Gran pozione. Ecco, un'altra porta. Nona dimensione. Che bello. Vabbè, sì. Grande Kane che sale di livello. Perfetto. Ah, bella la stanza vuota, GG. Quella è da dove siamo scesi, quindi dobbiamo andare di qua. Altra esplorazione. Ok, qua c'è una corda, invece noi continuiamo, e là, campana silente. Bene, qui c'è una bella porta mostro. Niente, non ci sono arrivato a salvarlo. Per un pelo sempre, ovviamente. Per un turno. Per un turno. Yeah, porta vuota, GG. Bella. Zanne blu, che sono oggetti che non mi interessano. Per cui... Addirittura frecce di tuono. Scendiamo ancora. Perché ho l'impressione che anche questa sia una porta vuota?
Madonna, sempre quei 1000-2000 HP in più che dovrei togliere. Che mi fanno sprecare tutti sti MP. Qua almeno ci sono due forzieri. L'unica cosa, tra virgolette, buona è il fatto di fare esperienza, super etere, e far aumentare gli HP, ai miei... Bene, almeno qua non abbiamo trovato la porta. Stavo dicendo, almeno non abbiamo trovato la porta vuota. Terzo sotterraneo, altre due zanne blu che non ho mai utilizzato. Queste zanne, zanne rosse, zanne blu, zanne gialle, non le ho mai utilizzate, però GG. Eccoci qua, ovviamente luogo di salvataggio. MP come siamo messi? Siamo messi abbastanza maluccio. Però preferisco, vediamo, magari utilizziamo tutti gli oggetti che abbiamo qua. Scusatemi. Ecco, utilizziamo gli oggetti. Madonna mia, mi è venuto un colpo di tosse assurdo. Salviamo, sempre qui nel file 1, mi va bene. Perché sicuramente qua adesso c'è bel boss fight, quindi ci prepariamo per bene. E lo affronteremo come è giusto che sia. Allora, antidoto. Addirittura adesso ci sono i mostri che danno status veleno. Cioè, proprio stiamo raggiungendo. Allora, qua c'è questo pezzettino. Non lo riesco a prendere. Ora sp boh, speriamo che non mi dia problemi nel completamento della mappa. Quel pezzettino lì. Bah, vedremo. Vuoto. Corda spezzata. E allora forse devo scendere dall'altro lato? Oppure non me ne ero accorto che... Anche qua la corda spezzata, what the f... Io non ne ho notate altre corde effettivamente. Cioè l'unica con gli HP ridotti era Ridia. Chi vanno a colpire? Ridia. Easy. Easy. Cioè, ho livellato tutti da fare schifo. Vedi? Vedi, lo sapevo io. Quel pezzettino lì mi dà problemi per completare la mappa. Solo che non lo riesce a prendere quel pezzettino di... Oh, me l'ha dato. Tre zanne bianche. Vabbè.
Allora, quella porta probabilmente sarà un mostro, però. Mega Elisir, bellissimo il Mega Elisir. La porta è un mostro. Easy as death. Ora voglio vedere se muore. Madonna. Capace che Rosa l'avrebbe shottato. Però siccome fa mancato ogni volta, manca, manca. Che cazzo lo usi a fare l'arco se manchi sempre? Cioè, non lo capisco, non lo capisco. Vabbè. Andiamo avanti. Quanto pare quel cristallo ancora c'è. E sicuramente ora mi aspetterà Golbez fuori, sapendo che comunque l'avremmo preso noi al posto suo. O i nani probabilmente hanno collaborato. Chissà. Teleporto lo possiamo utilizzare? No, vero? No, ovviamente. Esatto, non lo possiamo utilizzare perché adesso qua arriverà la magagna. Tu hai di salto, magia nera, terremoto. Tu magia bianca, fretta, cominciando con Ridia. Faccio mettere fretta a tutti. Ecco, Kane, vedete, col salto toglie molto di più. Quindi effettivamente. Forse qualcosa la concludiamo. Oh, ma che è sta velocità? Aspetta. Andiamogli slow. Vediamo quanto gli leviamo con la zanna bianca. Magari è l'occasione giusta per utilizzarli. Interessante. Thank you.
Vediamo un po' quanto leviamo. 723. Levo sempre poco comunque. Vediamo andate ninja. Proviamo un po' tutto perché devo provare. Ancora un po' di tempo ce l'ho. E come danni comunque ne sto facendo di più questa volta. Vabbè. Parlo sempre assai. L'acqua dovrebbe essere... No. Non è super efficace. Niente. Devo andare di attacco. Non posso fare altrimenti. Cioè, l'unica cosa buona di Edge, attacco. Cioè, danni poi non ne fa. Così già ne fa un po' di più. Diciamo, altro non c'è. No, proviamo a fare per un breve periodo stop, magari funziona. Non ne ho idea. Inefficace, giustamente, oserei dire. Sguardo pietrificante. Credo che sia arrivato al limite, nel senso sia arrivato... Adesso comincerà a fare crollo. No. Ok, dal prossimo turno... comincerà a fare... Bene. Oh, ho finito anche gli MP. Ottimo. Madonna, un disastro proprio. Ciaone. Oh! Sconfitto all'ultimo, grandissimi. Appena ho visto che è diventato colore normale, ho detto vuol dire che l'ho sconfitto, perché quando diventano così vuol dire che i debuff si levano. Va bene, sono sopravvissuti solo in due, però non male. Non male, almeno salgono di livello, fanno un bel level up, con gli altri avrò modo di farli salire di livello. Ottimo, ce l'abbiamo fatta però, grande. Il problema ora fondamentale è che non ho coda di finisce e quindi non posso riportare in vita né... No, protezione dagli oggetti. E non posso portare in vita... Né rosa. Non posso portare in vita né rosa né nessuno. Quindi non posso utilizzare neanche le loro magie. No, non posso fare. Sono messo veramente male.
Tra l'altro salvagente credo neanche di avercelo. No. Bene, modalità hardcore numero 2. Quindi adesso dovrò iniziare a scappare praticamente da tutti i match, perché se no è game over. A meno che riesca a ritornare subito nella zona dove appunto posso utilizzare una tenda. Ah. Purtroppo gli HP di Iridia non sono un granché. Non sono un granché. Effettivamente illusione l'ho messa su Iridia, ma avrei potuto metterla anche su Rosa. Eccoci qua, buono, va bene, ok. Dai, pensavo fosse più lontano, invece fortunatamente è... Va bene, dai. Dov'è? Padiglione, utilizziamo il padiglione. Perfetto, dai, adesso salviamo. Non stacco ancora, perché non abbiamo registrato tantissimo, credo. Non abbiamo registrato tantissimo. Anzi, in realtà, sì, abbiamo registrato parecchio. Quindi va bene, salviamo. Sempre qui nello slot 1. Bene. E ci vediamo appunto nella prossima puntata, dove usciremo dal dungeon e continueremo la nostra avventura. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.